Ma noi siamo, noi ospitiamo miliardi di batteri, ma questi batteri non sono dei saprofiti, sì, sono dei saprofiti che però costituiscono il nostro corpo, che non sono degli ospiti che ci succhiano il sangue, sono dei vampiri. Anzi, semmai il contrario, siamo noi che viviamo della presenza di questi batteri al nostro interno. Anzi, non semmai, è così. Noi moriremo. Ci danno le vitamine. Ci immunizzano, quindi facciamo un utilizzo. Esprimo un punto di vista personale che ha come problema la morte. Prego? No, il nostro rapporto con questo e il nostro rapporto con gli altri. Con gli altri. Cioè il desiderio, la necessità di incontrare altri. E anche questo desiderio di conoscere i nomi, mi sembra. Io lo condivido perché a parte la terosclerosi che poi mi fa dimenticare subito i nomi, però. Avere un nome significa che si esce dall'anonimato, cioè quella persona che io vedo davanti a me ha un nome e quindi è più individuata. Se io la chiamo per nome, come io spesso faccio con i miei pazienti, dopo un po', do del lei naturalmente, però a un certo punto mi concedo di chiamare per nome, allora sento che questo chiamare per nome è un atto di incontro. Il nome e le storie, nel senso che io credo che c'è un livello in cui attraverso i nomi e attraverso il nominarsi reciproco i singoli individui si stanno avvicinando l'un l'altro e costruendo una dimensione comune, un pabulum comune sincitiale nell'interno del quale cominciano ad avvenire degli scambi affettivi che comunque si sentono, perché per esempio la mancanza di Eugenio ora affettivamente la sentiamo, l'abbiamo sentita. Non voglio occupare la sua sedia, no, in un certo senso, che è proprio l'elemento più, perché lui c'è e lotta insieme a noi, no? e da una parte. Dall'altra parte le storie significa anche la capacità ad un altro livello di acchiappare le similitudini e di costruire percorsi simili e quindi microgruppalità che possono confrontarsi. Allora, mentre a livello delle individualità è come se si fosse rotto una specie di ghiaccio, c'è stato un cambiamento di stato per cui si è riusciti a passare da uno stato di isolamento a uno stato di maggiore fluidità di rapporto, dal ghiacciato al liquido, dal solido al liquido, in una qualche maniera è come se a livello delle gruppalità non si fosse ancora riusciti a trasformare il liquido degli individui attraverso le storie comuni in ghiaccio, di questa costruzione di uno stato altro, che significa che ci sono qui dentro anche altre entità non più individuali ma gruppali, riconosciute attraverso storie comuni, come può essere quella che ha rimandato Guido. Io e lui ci vediamo e ci stiamo simpatici per altre cose che abbiamo. Comunque rappresentiamo una gruppalità e ce ne sono tante. Ma credo che c'è un timore attraverso le gruppalità che gli scontri delle gruppalità, come già esperienziato qui dentro, in esperienze precedenti che abbiamo fatto qui dentro, in questo gruppo, in questo percorso che stiamo facendo, possano diventare risse. E possono provocare perdite e possono provocare morti, e allora non individuiamoci ancora in gruppalità, perché c'è un timore che qualcuno possa farsi male, possa morire, lo possiamo perdere, possiamo fare affondare la nave e così via, no? E allora ci sono delle angosce che contengono la difficoltà a riconoscersi il gruppo
in gruppalità diverse che possono mettere in comune ora non solo le emozioni, ma anche le storie, per esempio. Cioè qualche cosa che non sta solo in un campo dentro, ma che sta in un campo fuori che unisce una gruppalità. E quindi che questa gruppalità poi abbia un campo dentro emotivo da poter mettere in comune perché si è riunita come gruppalità intorno alle storie. E poi possa riportarsi attraverso le emozioni ad altre gruppalità, incazzandosi magari i vecchi contro i giovani, questa è un'altra gruppalità per esempio che Guido evocava, e le fantasie di vampirismo o di succhiamento totale del latte, reciproche che ci possono essere, io succhierò tutto il tuo latte e ti lascio il vuotato, e io succhio tutto il tuo sangue e ti fotto, chi è? Siamo pace. Come se fosse la dimensione pericoli fantasie che ci possono essere annodati rispetto alle conflittualità ed emozioni queste, no? Che stiamo guardando come programma. Ma noi questo non è un gruppo terapeutico, è un gruppo in cui e anche non è un gruppo esperienziale, non si pone l'esperienza del gruppo. Come, se no avremmo dichiarato facciamo un gruppo esperienziale, che è un'altra cosa, e chi vuole fare un gruppo esperienziale con me lo organizza, mi chiama e io lo faccio, ed è un'altra cosa. Questo è un gruppo didattico e quindi ha una bussola, non è il gruppo che dà la bussola, cioè si va verso fuori. Però tutto quello che succede nella barca come gli assunti di base di un gruppo terapeutico viene guardato, analizzato e cercato di capire, perché aiuta la bussola, perché è l'argomento, è la bussola anzi, e quindi è guardare la bussola. Allora dobbiamo anche imparare a sentire che uno dei dati che noi ci diamo qua dentro e una delle cose che noi incontreremo costantemente è l'attacco alla nostra capacità di pensare. Pensare è faticoso, pensare è un compito, crescere come crescere è un compito, e cercheremo di fare di tutto pur di sentire per non pensare. Io credo che è anche importante che, dandoci tutto lo spazio per sentire e non pensare, e chi vuole non pensare può anche non pensare perché non è obbligatorio, però deve sapere che comunque uno dei compiti del gruppo è pensare. E io credo che in fondo tutti qua dentro stanno qua dentro anche perché sanno che questa è un'esperienza didattica, cioè sono tutte persone didattica, non perché c'è uno che insegna, no, ma perché è un qualche cosa fatta in modo e tenuta insieme perché si impari qualche cosa. E io credo che attraverso questa metodologia il livello didattico è molto più alto che con qualunque altro tipo di metodologia per il campo che noi guardiamo. Non so, non credo che si possa insegnare l'allergologia in questa maniera, no? Forse la si può insegnare al corpo. Una metodologia però di apprendimento, sì. Come? Una metodologia però di apprendimento, sì. Sì. Mi venivano in mente le parole di Giampaolo Lai, cioè imparare senza che nessuno insegni, cioè quindi insomma allestire una condizione che consenta attraverso un'esperienza viva e emotivamente molto partecipata. Imparare i pensieri senza pensatori. Imparare. Ma questo riguardo, io ho sempre pensato che se sto insieme ad altre persone per un tempo sufficientemente lungo, tutto quello che so io lo dico a queste altre persone, indipendentemente dagli argomenti prefissati, no? Quando ho fatto le lezioni mi sono sempre regolato così, cioè non avevo un programma, però mi accorgevo alla fine del corso che avevo detto sempre le stesse cose. Perché? Perché è inevitabile, se stiamo insieme per un tempo lungo finiremo per dirci le cose che sappiamo. Per questo il pensiero, ora ricordo un dato storico, nel 68, no? Quando si pensava di abolire i professori, cioè,
tutti si parlava, eccetera, ma poi qualcuno disse: senti, non riuscirete mai a dimostrarmi che chi non sa deve insegnare a chi sa, se non vogliamo cadere, no, nell'aneddoto cinese, orientale, che non si fa mai tanta strada di quando si perde la strada. Questo è vero anche, ma è vero occasionalmente. Se invece noi pensiamo a un sapere più organico, abbiamo bisogno di tempo e di stare insieme a quelle persone. Quindi sono convinto che questo modo, io sono uno di quelli che l'ha detto dal primo momento, che proprio perché non aveva un oggetto mi incuriosiva e interessava, perché di gruppi strutturati, formalizzati, ne ho fin sopra, come dire, insomma, forse pure palle, no? Per tanti anni, eccetera. Invece non avere un oggetto mi sembra. Poi il fatto se sia terapeutico, io ho dei dubbi sulla possibilità di separare tutte queste funzioni. Io ritengo che un gruppo così, come proprio perché non è definito, corrisponda a bisogni, desideri, necessità, no? Tutto, degli individui a seconda delle circostanze. E poi è l'interazione fra le persone che alla fine determina la qualità dello stare insieme, non è il compito prefissato. Io la vedo così. Io volevo anche, ringraziando Guido per come ha messo l'accento sull'uso e su come ci aiuta anche, aiuta tutti nel gruppo a entrare in contatto con l'uso, il particolare tipo di utilizzo che ciascuno fa o sta facendo inconsapevolmente, potrà fare di questa, dico, esperienza di gruppo, perché è un'esperienza. Al di là che abbia una finalità didattica, ma è un'esperienza. E vedo che Guido, perlomeno per come sento io dal mio vertice di osservazione, ognuno è necessario che possa riconoscere che tipo di utilizzo sta facendo il gruppo. E mi colpiva anche a me quello che diceva Ilaria riguardo all'ante, e cercavo di ricordarmi, perché è troppo lontano gli studi classici, anà, che significato ha in greco, ma se vagamente non ricordo, è qualcosa del tipo pre, prima, sopra, avanti, cioè qualcosa che precede, che sta avanti. Quindi non nel senso di opportunità, nel senso parassita, come priorità, una priorità da, diciamo, che c'è la possibilità anche di indagare, di conoscere per ciascuno e riconoscere. È anche qualcosa di incombe, perché è nato proprio sopra, diciamo, quindi qualcosa che incombe e che fa parte dell'apprendimento. Indipendentemente però dalla volontà, da qualcosa che livella, diciamo, che trascende, diciamo, la condizione antropologica. E quando si parla di Vendi l'oracolo, che l'oracolo non mi mancava, era 20 minuti, forse. Mi piaceva proprio. Mi interessava sapere che verità tu dicevi come oracolo a lui, va che poi. No, ma invece lui mi ha suscitato una fantasia materna, ma infatti non so se il tempo c'è, proprio. Ma noi abbiamo bisogno dell'oracolo, in un viaggio si fanno i sacrifici, i propizi e poi l'oracolo. Ma anche nel capo, poi vogliamo gli altari. Praticamente poi c'è pure il padre che va vicino. Che cosa creava questo fatto di poter sopprimere l'oracolo? Non ho capito il perché. Cioè tu stai proponendo di fare un sacrificio per pezziare il vento? Il padre, il padre. Quello non è il padre, lo scafista. Lo scafista.
immaginavo di capire. Mi trovo quel tutto qui. Faccia la luce di mare, ce l'hai. Io volevo dire che questa storia, insomma, che ci stai vedendo, abbiamo anche una necessità. Mi sembrava che ci fosse una sorta di stupore, soprattutto per il fatto che non c'è il riconoscimento tramite l'altare. Cioè, la cosa che mi sembrava, che anche a me personalmente mi ha colpito, è il fatto che c'è questo Dio e non c'è l'altare, e che in qualche modo l'altare sia una forma di riconoscimento. È una forma anche di attraverso la quale il Dio possiede qualcosa, possiede la possibilità di interagire con gli uomini, e quindi mi suscitava l'idea un po' della frustrazione di una nostra volontà di possesso e di identificazione. Mi chiedevo perché, cioè, noi ci stiamo focalizzando su questo. Io penso che non c'è bisogno di dare l'altare, perché il bisogno c'è, è un qualcosa che esiste a prescindere da quando tu lo chiami e lo invochi. Penso che questo era il significato. Sì, sì, io penso che non è solo una cosa è il bisogno, una cosa è il linguaggio che esprime. Allora io credo che noi stiamo guardando in un certo senso a l'altare, la mancanza dell'altare rispetto al bisogno, come qualche cosa che ci dà un'apertura di libertà infinita, ma anche uno sgomento, nel senso che non esiste una dimensione di contenimento e di articolazione. Allora, in una qualche maniera, io credo che quello che il gruppo sta dicendo, come gruppalità esperienziale e come gruppalità che pretende di lavorare, a differenza di altre gruppalità, come quelle che citava prima Mino, in una dimensione analitica, in fondo sta dicendo: ma qual è il setting? Che significa, da un punto di vista analitico, in una qualche maniera, qual è l'altare e il linguaggio che rendono parlabile, comprensibile, scambiabile e guardabile da un punto di vista la necessità che stiamo osservando, cioè il nostro è un viaggio senza meta e senza senso, o esiste una struttura che gli dà un senso? E questa è l'importanza del setting. E io credo che questo è un elemento molto importante, che in fondo venga dalla gruppalità con stupore e paura, le due dimensioni di incontro con il luminoso, in un certo senso, no? La richiesta o la necessità, insieme alla necessità, la dimensione di un altare. Sto facendo un discorso teorico, e va bene che sia teorico in questo momento, pretendo che capiate, per poter continuare il viaggio, in un certo senso. Perciò credo che sia importante, che però lo leghiamo anche alla nostra esperienza, a quello che è successo qua dentro, perché io credo che di questo se ne è sentita una esigenza, perché se no manca qualche cosa per andare avanti, manca una bussola che ci dia una direzione, mancano i confini della barca, che se no diventa mare e il mare entra. Allora la dimensione in fondo è proprio: ma qual è il setting di questo? E il setting che cosa significa? Il setting significa il contratto. Allora significa quello che insieme al pensiero è stato strappato nel nostro primo incontro, attraverso un atto che è stato un attacco al pensiero e al significato dell'esperienza che si faceva insieme, vissuto da una gruppalità, no? Naturalmente in termini di emozione immaginaria, perché naturalmente qui non stiamo guardando fatti reali, ma stiamo guardando la loro interpretazione nell'interno del significato che può avere il nostro viaggio. E allora il setting è la locandina che sta là fuori, cioè è il contratto, cioè noi ci vediamo qui
giorni tali erano vaghi e sono diventati via via sempre più precisi. A questi orari, questi erano più definiti, ma oggi abbiamo cominciato veramente alle 10:30 ed è stata la prima volta che abbiamo cominciato alle 10:30. E come sì, anche il setting è una cosa che ci stiamo lavorando e conquistando. E poi il chi, cioè chi siamo, chi si auto certifica che ci sia o non ci sia fa parte del gruppo, nel senso che vogliamo sentire l'assenza di Eugenio perché sappiamo che è nostro e ci permette quindi, quando non c'è, di sentire la sua assenza, ma di una presenza invece più volatile come facciamo a sentirne l'assenza se non sappiamo se c'è? Poi c'è o non c'è non è un problema, però è come se ci dice io vorrei esserci, no? E allora il dire il chi fa parte di questo, e il dire il chi significa anche delimitare gruppalità, chi di quale gruppalità, per esempio. E allora io mi proponevo un'operazione di costruzione di questo setting in termini pratici, che poi è anche in termini utilitari, perché per esempio ci sono persone che magari sono venute la prima volta e non sono state raggiunte dalla comunicazione di quando ci si rivedeva, per esempio, può essere, no? Allora di fare girare un foglio in cui chi vuole tornare ad esserci, totalmente aperto a chi vuole venire un'altra volta, viene e si... ma che ci sia un qualche cosa che dica anche al gruppo io ci sono, sia una comunicazione, io ci voglio essere, cioè, oppure io se vengo sto perlomeno la lunghezza e la durata del nostro incontro in modo da potermene non andare via con la sgradevole sensazione di una esperienza finita male, perché non so come è finita, perché ho messo in circolo delle cose ma non ho metabolizzato i ritorni e quindi ho lasciato un'esperienza in sospeso, e quindi la mancanza è una mancanza in negativo in un certo senso, che anche va bene, tutte le cose sono esperienze, no? Però è anche importante definirsi con dei confini rispetto alle esperienze, cioè ritornare a quelli che sono dei parametri di fondo, dei concetti anche che ci scambiamo quando parliamo di gruppalità, cioè quando parliamo di confini tra gruppalità e quando parliamo di multistrato siamo partiti da culture, dalla cultura, no? In fondo tutti condividiamo una cultura e poi facciamo parte della cultura occidentale, abbiamo detto, ma della cultura psi, perché siamo interessati a questo tipo di esperienza in senso largo, ma con che legame e così via. Questo può essere frutto di discussione, di allargamento e di scambiarci chi siamo come gruppalità, chi siamo come cultura, chi siamo come interessi, chi siamo come emozioni che ci tengono legati qua dentro, no. Però io in termini pratici volevo fare una cosa prima di finire, fare girare un foglio in cui ognuno scrive nome, cognome, email, che può essere utilissima per essere utilizzata per contattare per eventuali dimensioni, e poi diciamo così a quale gruppalità si iscrive, dico per dire, no? Nel senso che e poi magari la dichiaro, perché questo può stimolare anche gli altri a dire io mi voglio iscrivere a questa gruppalità, e in più tra l'altro se gira il gruppo, il foglio, e ognuno ci scrive queste cose e ce le dice, ci scambiamo anche i nomi, che era una delle cose, e ognuno sa l'altro chi è e da dove gli è e che cosa, a quale gruppalità si iscrive, in un certo senso fa parte anche di che voglio da qua dentro, in un certo senso. Poi questi sono tutti discorsi magari che si apriranno, però in termini pratici, come foglio aperto a cui si aggiunge via via chi vuole, e chi non vuole più a un certo punto può cancellarsi, no, diciamo, no? Manteniamo una dimensione che ci crea
una membrana intorno, dentro cui c'è un interno che siamo noi, come individui, come gruppalità o come questa gruppalità, perché quel foglio è questa gruppalità, no? E poi c'è un fuori, semipermeabile con il fuori naturalmente, però c'è un confine e ci diamo un setting anche rispetto ai movimenti qui dentro, un setting che ci possa permettere di sentire i lutti, che se no i lutti, cioè le persone che si alzano e se ne vanno, o quelle che oggi non sono venute perché, e se riteniamo di dire, io guarda, mi dispiace, non so, dico per dire Marina, guarda, io non sono potuta venire per questo, vengo la prossima volta, allora è come una comunicazione affettiva di una assenza ma con una presenza, oppure di non ci vengo più perché mi sono incazzato, o perché se penso che, allora anche questi sono, per esempio, perché penso che non serva un cavolo, no, anche queste sono comunicazioni che noi poi come gruppalità, se ce le vengono date, no, ce le metabolizziamo e fanno parte degli scambi affettivi che possono contrattualmente fare parte di questa cosa. Se voi la condividete, io... Io voglio dire qualcosa al riguardo, cioè io trovo questo da parte di Guelfo una contraddizione, e cioè nel momento in cui abbiamo detto che il gruppo è aperto, va bene? Aperto significa aperto, insomma, cioè che uno viene, se ne va, torna, perciò poi ci si batte, no, all'inizio, è capitato, ci si batte all'inizio per non farlo diventare troppo aperto, proprio per questi motivi pratici. Ma dire ora che il gruppo non deve essere aperto, perlomeno può essere aperto, perché lui sta dicendo adesso che può rimanere aperto, però noi dobbiamo sapere i nomi. Ora, nominare, c'era stato il discorso dei nomi, no? Anche Guido l'aveva fatto. In fondo la creazione nasce con la nominazione, no? E mi ha evocato il discorso di, nel momento in cui nominiamo qualcosa è come se la creassimo. Va bene? Allora, se noi diamo i nostri nomi e li scriviamo anche, noi cominciamo ad esistere in senso formale, in senso formale. Allora, dice lui, così io e tutti noi possiamo sapere se uno poi non viene, se uno viene, cioè, però questo contraddice il primo assioma, e cioè l'assioma dell'apertura. Cioè, ora il gruppo si sta chiudendo, non solo si sta chiudendo, ma sta identificando i propri nomi e cognomi per poterli poi rimproverare. Io vedo anche questo. Oh, io trovo che questo è un elemento affascinantissimo di un'operazione di questo tipo, cioè questo vissuto emozionale molto forte, e che mi va benissimo, e poi se non lo vogliamo fare naturalmente mi va benissimo che non venga fatto. Però io vorrei che fosse chiara una cosa di quello che io dicevo, no? Io non sto dicendo né di chiudere il gruppo, né di escludere chi non c'è, né di... il gruppo continua assolutamente a essere aperto. E chi se ne vuole andare si alza e se ne va, e succede tutto questo, e non c'è la dimensione di... Non, c'è semplicemente una reciproca assunzione di responsabilità, reciproca, che ci permette lo scambio emozionale, cioè la creazione di un sé per un lavoro comune. Però questo è per un lavoro comune che può essere di livello più intenso sui confini, però va benissimo anche che questo non si faccia in un certo senso e continuiamo così. Ma la cosa che è importante, che io voglio che sia chiara, che non c'è questa dimensione è semplicemente una individuazione che può essere di volta in volta o di momento in momento una delimitazione di confini, ma che non impone né comporta nessuna chiusura a nessun altro che voglia venire a mettere il naso qui dentro, se non la naturale domanda reciproca di esplorazione che può esserci in questo, naturalmente. È che il momento in cui la persona viene qui dentro dice io ci voglio stare, e si presenta come io ci voglio stare.
non voglio solo venire a guardare, però non me ne importa. Scusami, Guelfo, io tu stai attivando una mia vis polemica che è molto nascosta, non la conoscevo manch'io, ma ora me la stai attivando, perché dare meccanicamente, questo mi sorprende perché non sei un meccanicista, dai meccanicamente questa informazione, cioè che se uno viene, si presenta e dice io voglio rimanere, ma a volte, ma tutti quelli che sono venuti all'inizio volevano rimanere, io penso, altrimenti che sono venuti a fare. Ora, il fatto che se ne siano andati probabilmente non era programmato da chi era venuto, per cui non lo potevano dire all'inizio, lo hanno scoperto in itinere, va bene? Io pensavo che questo gruppo appunto non aveva un oggetto, sì, era, aveva questa tendenza seminariale, teorica, eccetera, però volesse studiare proprio questo, cioè nell'andare e venire, nell'uscire e nell'entrare, che cosa rimaneva di un gruppo non strutturato? Sì. Questo per esempio a me interessava molto, proprio il fatto che era aperto, era una cosa più interessante. Ma questo